Buongiorno, chi ha avuto un mal di schiena acuto mi potrà capire. È molto difficile alzarsi dal letto la mattina perché fa talmente male che qualsiasi movimento facciamo a volte fa partire delle fitte fortissime e quindi bisogna stare attenti a qualsiasi movimento e soprattutto stare attenti anche a come mettersi le calze e le scarpe per non farsi male. Allora, importantissimo è prepararsi già la sera prima le calze e le scarpe vicino al letto a portata di mano e procurarsi un calzascarpe lungo prima di andare a dormire. Quindi mettiamo il calzascarpe di fianco alle calze e ci prepariamo ad alzarci. Allora, prima di tutto cerchiamo di muovere un pochino la colonna vertebrale. Respiriamo con la pancia e portiamo le gambe al petto. Piano piano, piano piano, prima una. Aiutandosi con le mani piano piano, inspira, butta fuori, facciamo due o tre volte un pochino di stretching giusto per muovere la colonna vertebrale, prima da una parte e poi con l'altra gamba e poi con tutte e due. In questo modo stiamo dando un pochino di ossigenazione alla colonna vertebrale, ai dischi, riusciamo a muoverli perché i dischi intervertebrali sono dei cuscinetti d'acqua, quindi di notte recuperano l'acqua, si gonfiano e di giorno la buttano fuori. Ovviamente appena vi svegliate i dischi sono molto gonfi, sono pieni di acqua e quindi qualsiasi movimento noi possiamo fare nella colonna vertebrale può irritarli, hanno bisogno di un attimino di riscaldamento prima di funzionare bene. Adesso siamo pronti e cerchiamo di metterci un calzino. Piano piano prendiamo un calzino, prendiamo una gamba e portiamo questa gamba sopra l'altra, piano piano, con l'aiuto delle mani. Ok? E ci mettiamo il calzino in questo modo. Dovremmo tenere bella libera la colonna vertebrale. Poi prendiamo l'altro e facciamo la stessa cosa con la gamba opposta. Ci tiriamo la gamba, prendiamo il calzino e lo mettiamo. A questo punto, una volta messo il calzino, siamo pronti per alzarci dal letto. Piano piano, per alzarci dal letto, sempre movimento a tre fasi. Primo, mi contraggo gli addominali e mi metto su un fianco. Via, contraiamo gli addominali, andiamo su un fianco. Secondo, puntiamo la mano, puntiamo il gomito sul bordo del letto, abbiamo le gambe piegate, siamo pronti ad alzarci a pendolo. Al mio 3 ci alziamo spingendo con le braccia e buttando giù le gambe. 1, 2, 3, contraendo sempre gli addominali. Ora usiamo il calzascarpe e vedete che diventa molto più facile mettersi le scarpe senza creare disturbo alla schiena. Importantissimo è non piegare in avanti la schiena, mai. Ok? Una volta messe le scarpe, siamo pronti. Divarichiamo leggermente le gambe, mettiamo le mani sulle gambe, contraiamo gli addominali, portiamo le spalle un pochino indietro e siamo pronti. 1, 2, 3, via. Ok, bene. Una volta in piedi, vi consigliamo sempre di fare due passi. Grazie.